È un programma di nuovo tipo, Barracuda, molti di voi vorranno vederlo, molti vorranno non vederlo. Mi sono simpatici quelli che decideranno di non vederlo. Ho qui una lista dei 5 buoni motivi per non guardare questo show. Sorrisi e canzoni ci segnala con un teschio e ossa incrociate. Questo show è la versione triste delle previsioni del tempo. Questo show è liberamente ispirato alle drammatiche vicende dei seni di Martina Colombari. Durante la pubblicità Italia 1 manda già in onda il promo del programma che ci sostituirà. E per finire, il primo buon motivo per non guardare questo show. Funziona già, come vedete. Restate con noi, abbiamo un sacco di cose da farvi vedere. Sono convinto che resterete sorpresi nel vedere molte delle cose che vi faremo vedere questa sera. Io da parte mia resterò sorpreso se le guarderete. Daniele? Sì? Le scarpe. Le scarpe? Oh, hai ragione. Scusate. Grazie, a fra poco. Saranno con noi Natasha Stefanenko, Claudio Martelli, Renzo Rosso e Gazzè. Ed ora ecco a voi Daniele. Buonasera e benvenuti a Barracuda, sono Daniele Luttazzi, l'ospite di questa serata. A chi interessasse, sono Daniele Luttazzi, ma su internet mi firmo Pussy Veronique. Come va, dico in generale, la vita? Bene? Bene, buon per voi. Per me è stata una giornataccia oggi, perché, devo dire la verità, io non sopporto il clima di Milano. Piove sempre, fa troppo freddo, io veramente mi avvilisco, c'è sempre tanta nebbia. Oggi a Milano la nebbia era talmente fitta che gli albanesi non riuscivano neanche ad accoltellarsi. È emergenza criminalità qua a Milano. Il 1999 è appena cominciato e siamo già a quota 9 omicidi. Il sindaco Albertini ha deciso di adottare il metodo di New York, cioè tolleranza zero. Verranno puniti anche i reati minori. Ad esempio, da oggi, in tutti i taxi di Milano, c'è un adesivo con su scritto «Vietato urinare». Occorre ripristinare, questo lo dicono tutti, occorre ripristinare la convivenza civile, le regole della convivenza civile. Ed è vero, perché c'è gente che si comporta malissimo. Stamattina, ad esempio, ho preso la metropolitana per venire qua a lavorare e ho visto un tizio che saltava la barriera d'ingresso per non pagare il biglietto. Allora io gli ho detto: «Ehi, non lo sa che è contro la legge non pagare il biglietto, arcivescovo?» Ma la vera notizia della settimana è l'incontro storico in Vaticano fra Massimo D'Alema e il Papa, un incontro che Massimo D'Alema ha definito commovente, specie quando il Papa gli ha mostrato la sua collezione di lattine vuote di birra.
il giorno dopo, Massimo D'Alema invece ha incontrato il primo ministro giapponese Keizo Obuchi. Durante i colloqui il premier giapponese ha ricordato a Massimo D'Alema che gli piace far esplodere petardi nei sederi delle farfalle. O almeno questo è quello che ha capito Massimo D'Alema. Una grande notizia che viene dall'America: la Walt Disney ha fatto ritirare dal commercio 3 milioni e mezzo di videocassette del cartone animato Bianca e Bernie. Non so se avete letto sui giornali, avete visto in televisione. Le ha fatte ritirare perché conterebbero alcune scene pornografiche. Beh, questi si svegliano adesso, voglio dire, andatevi a vedere Dumbo, l'elefantino volante. Molte delle cose che si vedono non sono proboscidi. Avete visto per caso il nuovo TG5 di Mentana? È magnifico, qualcuno di voi l'ha visto per caso? Sì. Ah, meno male. È uno studio magnifico, completamente rinnovato, uno studio gigantesco. Riesce a malapena a contenere l'ego di Mentana. E per finire una notizia dagli Stati Uniti: si è aperto al Senato il processo a Bill Clinton. In tutta questa vicenda mi hanno molto irritato i distinguo di Clinton. Tende sempre a spiegare cos'è relazione sessuale secondo lui, cosa non è relazione sessuale, cos'è rapporto sessuale, cosa non è rapporto sessuale. A un certo punto Clinton ha anche detto che secondo lui il sesso orale non è sesso. Ehi, ho pensato, se il sesso orale non è sesso, c'è una nigeriana sui viali che mi deve ridare un sacco di soldi. Bene, abbiamo un grande show questa sera. Sono con noi Natasha, Stefanenko, Claudio Martelli, Renzo Rosso e Max Gazzè. Ed ora fatemi un favore, un bel applauso al Barracuda Combo diretto dal maestro Vince Tempera. Sono molto affezionato a questi due pesciolini, me li regalò una mia ex fidanzata qualche anno fa. Come vedete, uno è molto rosso, guizza, ottimista, si chiama Pete, l'altro invece è un pochettino più smunto, quasi fermo, è un pesciolino pessimista, l'ho chiamato Alleluia. Mi stanno insegnando un sacco di cose. L'altro giorno ho sentito distintamente il pesciolino ottimista che diceva al pesciolino pessimista: sai, io credo che dovremmo avere più fiducia nella vita, io credo che Dio esista. Il pesciolino pessimista ci ha pensato su e gli ha detto: Dio esiste. Come fai a dire una cosa del genere? Una cosa enorme, Dio esiste. Che prove hai? Pete ci ha pensato su un po' e poi gli ha detto: qualcuno ci cambia l'acqua. Credo che sia una bella filosofia. Dobbiamo avere più ottimismo nella vita, anche perché esistono al mondo esseri viventi molto più sfortunati di noi, voglio dire i pesci. I pesci sono gli esseri viventi più sfortunati che esistono sulla faccia della Terra. Ci avete mai pensato? Perché vedete, un pesce non può far finta di niente quando scorreggia. Ho qui in mano la lista dei 5 fatti poco noti. La notizia bomba della settimana è lo storico incontro fra Massimo D'Alema e il Papa in Vaticano, come già annunciato nel monologo. E D'Alema ha definito l'incontro commovente, anche perché il Papa gli ha rivelato le 5 cose che ha intenzione di fare in occasione del prossimo giubileo. E la lista appunto riguarda questo, le 5 cose che il Papa vuole fare in occasione del giubileo. Spostarsi non più con la Papa mobile, ma con la Bat mobile. Scrivere una nuova enciclica intitolata Mangia, corri, fai palestra e poi muori lo stesso. Fare un esorcismo a Fiorello. Cambiare il suo nome da Giovanni Paolo II a l'artista un tempo conosciuto come Papa. E per finire, la prima cosa che il Papa vuole fare in occasione del giubileo: basta cattolicesimo, sia la PlayStation. E siamo quindi al primo ospite di questa sera. Abbiamo con noi un ingegnere sovietico, Natasha Stefanenko. Buonasera.
Buonasera Natasha, grazie di essere venuta. Grazie a voi. Come va in generale? Invitato. Come va? Molto bene? Benissimo. Bene, sono molto contento. Bellissimo questo vestito, fra l'altro è molto molto sexy, molto molto elegante. Sembra fatto apposta per il campionato mondiale di masturbazione. È fantastico, è una cosa... E qua abbiamo qualche vincitore, devo dire. Ti vedo abbronzata, è stata in vacanza, hai fatto... Sì, sono riposata moltissimo in questo Santo Domingo. Uh-huh. Unica cosa che mi è successo, che mi sono tagliata il piede. Cioè? Cioè... Un incidente? Un incidente, un piccolo imprevisto. Si è tagliato il piede? Ah? Ti sei tagliato il piede? Sì, ho fatto... Hai una ferita al piede? Sì, ma sai come... Cioè, mi faresti vedere la tua ferita, Natasha? A me interessano queste cose, fammi vedere la tua ferita, Natasha, si può. Vabbè, io ti faccio vedere perché poi alla fine cosa posso fare? Ma mi hai fatto male, eh? Ma tanto, facciamo così. Vediamola qui. Aia, vedi che mi fa male? Eccoci. Beh, meraviglioso, facciamo un primo piano di questa ferita, è stupendo. Io devo... Siete benissimo, io devo... Posso chiudere? No, io devo confidarti un piccolo segreto. Io ho un debole per le ragazze bionde con delle ferite purulente vicino all'allo c'è nel piede, devo dire la verità. Eri, posso leccarla? Lo chiudo, è meglio. È un mio piccolo passatempo personale. Complimenti. Ho letto un sacco di interviste su di te in questo periodo perché è un grandissimo periodo, mi complimento con te, presenti Target, hai un sacco di successo, tutti parlano di te. Grazie. Sono molto contento di questa cosa. Una cosa che però mi sono chiesto leggendo le interviste in genere non si trova. La domanda è questa che voglio farti. Quando hai perso la verginità? Complimenti per la domanda. Che nessuno te la chiede, ho detto ok, gliela faccio io, la prima volta che la vedo, la faccio. Мне было 18 лет, ему было 20 лет. Это было очень странно, потому что позиция была... Это было странно, очень странно, потому что он был рядом со мной, но это случилось так внезапно, что я даже не поняла... Sai cosa? È difficile spiegare in italiano, la posizione è complicata. Beh, comunque complimenti, non credevo, con un dromedario è fantastica, è una posizione incredibile, è stupenda questa cosa. E la seconda volta che hai perso la verginità? Però stavolta in italiano. È difficile spiegare in italiano, capito? Meglio che sorvoliamo. Sorvoliamo. Eri in vacanza da sola o con le tue amiche? Con mio marito. Ah, con tuo marito, marito. Fortunato mortale. Mm. Quali qualità deve avere un uomo per conquistarti? Vabbè, per prima sicuramente che deve essere spiritoso, deve essere divertente. Ad esempio, un comico? Sì, perché no? E la seconda qualità che deve avere un uomo per conquistarti? Deve essere elegante, un uomo elegante, un uomo con un certo aspetto importante, ecco. Sì, e una terza qualità che deve avere un tuo uomo? Non deve essere attaccato alle cose, deve fare pazzie per me. Deve fare follie per te? Sì. Aspetta un attimo. Thank you.
Natasha, stavamo dicendo, dunque, tu hai avuto molto successo qua in Italia. Nessuno ha fatto una cosa per me. Oh, io crisi forte. Io fracasso un'auto ogni settimana, più o meno. Quello che mi capita di fare. E hai avuto molto successo, sicuramente. Ma ci hanno arrivato un sacco dell'acquario. Il cinema ha mai cercato di fare offerte? Ma sei fidanzata? Sì, sono fidanzata. E voi siete fidanzati? Sì! Natasha, che sono molto fidanzato, sono un tipo molto romantico, davvero, se la mia ragazza mi lasciasse io non saprei più cosa fare, almeno per i primi 10 secondi. Ok, grazie di essere stata con noi questa sera, è stata grazie molto gentile, voi, grazie una squisita. Arrivederci, a presto. Grazie. Ho qui davanti a me 3 foto che si riferiscono a 3 notizie formidabili di questa settimana. La prima, abbiamo accennato anche nel monologo, la visita di Massimo D'Alema al Papa. Vedete, qui vediamo Massimo D'Alema con la famiglia e col Papa. Il Papa sta dicendo: voi fate sesso solo per procreare, vero? E questa è la risposta facciale di Massimo D'Alema. Inquadriamo un attimo il sorriso di Massimo D'Alema. Sì, santità, sì, certo, certo. Oh, questa invece è una foto scattata oggi a mezzogiorno, vedete, potrebbero essere i disordini nel Kosovo, e invece no, è una foto scattata alle 12 a Monte Napoleone, in via Monte Napoleone qua a Milano. Emergenza criminalità. E l'ultima foto invece si riferisce ad un personaggio agli onori della cronaca, perché è un premio Nobel, Renato Dulbecco, che come sapete presenterà il prossimo Festival di Sanremo insieme con Fabio Fazio. Per chi non lo sapesse, Renato Dulbecco è il medico che nel 75 venne insignito del premio Nobel perché riuscì a scoprire per primo per quale motivo è impossibile sternutire mentre si piscia. Questo è vero. È una cosa che mi ero sempre chiesto. È una cosa che mi ero. Me l'ho sempre chiesta come mai è impossibile farlo, lui ha spiegato scientificamente perché. Oh, qualcuno si è chiesto come mai Dulbecco, uno scienziato al Festival di Sanremo, cosa c'entra con la musica? È una cosa che non tutti sanno. 20 anni fa Dulbecco era uno dei Kiss. E devo dire che la rassomiglianza è veramente notevole. Il secondo ospite di questa sera è un giovane politico che farà sicuramente parlare di sé, Claudio Martelli. Onorevole Martelli, è un piacere rivederla. Io vorrei cominciare ricordando un piccolo episodio personale. 11 anni fa, in piena era socialista, diciamo, il primo varietà che mi capitò di fare era su Rai 2 e io feci un monologo che conteneva una battuta. E la battuta riguardava una tortura pedofila che comportava l'iscrizione al Partito Socialista. Questa la dissi durante la prova generale e tempo 5 minuti il regista scese, aveva ricevuto una telefonata da Roma, che gli diceva togliete questo comico, non si capisce così. E quindi mi disse di stare lì, per 13 puntate io venni pagato per non fare battute e stetti lì a sedere, eccetera. E pensai, ricordo, ma se questi fanno questo a me che non sono nessuno, cosa stanno facendo al resto del paese? Ora la mia domanda è, cosa stavate facendo al resto del paese? Questo me lo chiede per mettermi a mio agio, sì, subito. Sì, certo. Che anno era? Era, ma credo, l'87-88. Io stavo facendo 2 referendum, uno sulla giustizia giusta e l'altro sul nucleare. Uh-huh. E come andarono? Li ho guidati benissimo, abbiamo vinto con l'80% dei voti. Complimenti. Naturalmente quello che le è capitato è molto triste, molto sgradevole, io spero che non capiti più oggi a nessuno, naturalmente non sono in condizione però di rassicurarla su questo punto. Penso che i socialisti abbiano fatto tante cose belle e importanti in questo paese, naturalmente ci sono stati anche, come tra di noi, uomini, qua, caporali, Mariuoli, quelli che, naturalmente, anche quelli che, come in questo caso, magari per compiacere chi stava in alto, si sono comportati con troppo zelo. Poi a un certo punto, forse non tutti lo sanno, il suo partito ha avuto dei problemi. Qualche problema. E lei ha un curriculum ovviamente invidiabile, nel senso che è stato vicepresidente del Consiglio, ministro di Grazia e Giustizia, eccetera. Poi improvvisamente è sparito dalla scena pubblica 5 anni, 6 anni, non so. Sì, 6 anni fa. Cosa ha fatto nel frattempo? Perché Prima ho staccato la spina, questo richiede un attimo naturalmente, sì. Però le conseguenze si possono sentire anche a lungo, perché sì, può mancare il calore degli altri, della compagnia, della città, della polis, no? Della certo, comunità.
All'inizio sono stato molto solo, poi ho cominciato a girare il mondo, a viaggiare, prendendomi anche qualche vacanza che nel passato non mi prendevo, avendo vissuto in modo molto blindato. Sono stato prima in India, qualche tempo, qualche mese, e mi sono immerso in un ambiente assolutamente sconosciuto, non soltanto per l'aspetto, diciamo così, esteriore, ma anche per quello che può dare sul piano della ricerca di se stessi, in definitiva. Al di là di misticismi che possono essere più o meno condivisi, quel che rimane è una capacità di guardarsi dentro, di indagarsi. Posso chiederle qualunque cosa? Qualunque cosa. La domanda che volevo farle. Senti ancora. Anch'io posso rispondere qualunque certo, cosa. Certo. Il vero, naturalmente. Beh, naturalmente. Senti ancora Claxi? No. Ma questo non è grave. Questo non... Forza, di fuori delle unghie un po' più affilate. Questo non è grave. Faccio fatica a credere che lei non senta più Claxi. Si sbaglia, perché basterebbe lei leggesse di tanto in tanto le cose che mi dice per via fax, si renderebbe subito conto che non lo sento proprio. Ho visto lunedì questa intervista su Corriere della Sera, sì, in cui lui diceva a mio nome Martelli prese una villa sulla Appia Antica. È una delle tante amnesie, credo, di cui soffre in questo periodo. O bizzarrie, forse sono amnesie. Anche perché... Gli italiani... Guardi, la tentazione di sentirlo, di chiamarlo, sì, ce l'ho. Certo. Devo dire che poi lui me la fa passare. Anche perché... Gli italiani sono ancora divisi su Claxi. Da una parte c'è chi lo odia, dall'altra c'è chi lo disprezza. Io devo dire la verità... No, io sono tra quelli, sì, che gli vuole bene, ecco, anche se naturalmente considero che abbia commesso una bella mole di errori. Io devo dire la verità, lo riabiliterei Craxi se solo se la smettesse di indossare sahariano. Devo dire, è una cosa che non sopporto. Comunque, l'onorevole Martelli resta con noi, ci vediamo dopo la pubblicità, se non durante. Siamo qui con un delfino che non nuotava in questi mari da parecchio tempo, Claudio Martelli. So che lei si sta occupando della beatificazione di un politico. Sì, è vero, di un politico che è poco noto, anche se credo sia forse il più importante degli uomini politici che l'Italia ha avuto in questi ultimi 50 anni, nel senso che è quello che ha lasciato la traccia più profonda, più positiva, più durevole. È quello che ci ha dato la legge... per il divorzio, per consentire il diritto di divorziare alle coppie che non vogliono più stare unite. Ci ha dato la legge sull'aborto per garantire che sia la donna a decidere in materia di maternità e non qualcun altro. E aveva persino pensato al diritto da dare a tutti gli italiani di decidere se interrompere l'accanimento terapeutico e darsi una buona morte. L'eutanasia. E poi il politico che ha pacificato i nostri confini orientali con la ex Jugoslavia attraverso il trattato di Osimo. Lei sta parlando di? Sto parlando di Loris Fortuna, forse il più grande tra i socialisti e secondo me anche tra gli uomini politici italiani di questa dopoguerra, proprio per quello che ha fatto, non per quello che ha detto, ma per quello che ha fatto, perché ci ha dato queste conquiste, questi diritti. Lei, una domanda personale, lei ha mai messo incinta una ragazza costringendola poi ad abortire? Guardi, prima le ho parlato dell'India. In India io sono andato a trovare anche Madre Teresa di Calcutta. Sì. Io non sono credente, però ero affascinato da questa persona e volevo offrirmi per qualche lavoro volontario. E lei mi prese con le sue manine, le mie mani, e mi disse: "Why you are so unhappy?" Perché lei è così infelice? Certo. Io non sapevo bene cosa rispondere, avrei potuto fare un lungo elenco di cause, per la verità. Lei però non mi diede tempo di rispondere e mi portò di là e mi disse: "Ma esattamente come lei mi ha chiesto, ma tu hai mai, non mi disse costringere, sì, tu hai mai spinto la tua donna ad abortire?" E io le ho detto: "Sì, questo è successo nella mia vita, anche se non ritengo di avere, come dire, il 51% responsabilità, mi piglio la mia parte in questa decisione, che penso sia alla fine una decisione umana, una decisione soggettiva, che non può essere affidata ad altri se non all'interessato e quindi innanzitutto alla donna." Sicuramente molto drammatica, sicuramente molto...
questo era un po' il passato. Guardiamo un attimo avanti. Qual è il suo obiettivo ora? Perché lei sta ritornando in gioco. Guardi, il mio obiettivo ora è di dare una mano a questa rinascita dei socialisti italiani. Non parlo della sigla, del nome, del partito. Quello che mi interessa è una storia. Una storia che è quella più antica, il più antico e più glorioso partito italiano, nonostante tutte le battute che si possono fare. Quindi ritroveremo De Micheli, Sintini, tutti quanti? Questo non lo so. Io penso che troverete tanti giovani, soprattutto tanta gente nuova. E spero che ci sia anche qualche anziano, perché siccome questo è un paese fatto soprattutto di vecchi, se avessimo solo i giovani saremmo sicuramente in minoranza in partenza. E poi mi occupo di, si dice solidarietà, è una cosa un po' più precisa, cioè di... Mi sono occupato di fare la prima legge sull'immigrazione, poi ho visto come non funzionava non a causa della legge, ma come tante cose italiane a causa delle cattive amministrazioni, dell'incuria, dell'approssimazione, della disorganizzazione. E mi sono accorto di quanto sono calpestati i diritti degli italiani nella giustizia e mi sono chiesto che ne cade degli stranieri alle prese con la giustizia italiana. E così ho scoperto che sono quelli più maltrattati, che vengono magari scaraventati in carcere, non parlano la lingua, non hanno l'avvocato, non hanno la famiglia, non possono comunicare con l'esterno. E allora ho creato questo gruppo di giovani procuratori, di giovani avvocati, che fa assistenza legale, giuridica, giudiziaria, agli stranieri che hanno problemi con la giustizia italiana. Ma è possibile per esempio telefonare a un numero per certo, mettersi in contatto con voi? 4465... 602 è il nostro numero di Roma, l'associazione si chiama Opera e presto sorgerà anche a Milano e in altre città italiane. Penso che sia un dovere, noi siamo stati per un secolo un paese di emigranti e naturalmente abbiamo esportato insieme con tanta bravissima gente anche qualcosa tipo la Cosa Nostra, la mafia, Al Capone, eccetera. Ci capita oggi di essere un paese invece che riceve immigrati e bisogna avere anche, come dire, la capacità di capire che tra questi ci sono anche dei delinquenti che vanno trattati come si trattano i delinquenti italiani, senza discriminazioni. Certo. Lei è un politico di serie A, in questo momento gioca come in panchina, come se avesse uno stiramento, o meglio, come se avesse la sifilide, diciamo la verità, cioè cercano di no, eccetera. E volevo sapere, come giudica i politici di adesso? Beh, adesso più che la sifilide direi che è stato come un... è passato sopra un tir, no? Sì. Ecco, una cosa un po' più fisica di quella. I politici di oggi, dunque, c'erano due grandi promesse, no? Due grandi speranze, che erano gli uomini nuovi, che sembravano anche portare una certa freschezza, una certa allegria, penso appunto a Prodi, a Berlusconi. Mi sembrano le persone oggi più incupite, più tristi di tutto il paesaggio, quindi mi pare che le novità non hanno funzionato. Né dal campo della maggioranza del governo né nel campo dell'opposizione. Della quali sono i politici che meriterebbero, secondo lei, di giocare nel suo campionato allora? Di quelli che oggi giocano, che sono in campo? Ma sicuramente, insomma, D'Alema mi pare si stia sforzando di scrollarsi questo abito un po' stretto da funzionario. Avete simpaticissimo, ha fatto un sacco di gag, no? È diventato più comunicativo, mi pare, più spiritoso. È sempre da Costanzo. Quella è una palestra, come noto, insomma, per giovani talenti della politica, sì. Massimo D'Alema, altri? Dire nuovo Francesco Cossiga mi sembrerebbe un po' un abuso nei suoi confronti, mi pare che però sia il più pazzerello, questo sì, non ha una certa... È la sua dieta speciale a base di yogurt e schizofrenia tutti i giorni? sì, schizofrenia politica, naturalmente. Pier Ferdinando Casini? Ok. No, non vorrei essere irriverente. Antonio Di Pietro? Non è un politico. Non è un politico. No. Clemente Mastella? Clemente! Mi scusi, onorevole Martelli, ho un impegno urgente. La saluto. Grazie di essere stato qui con noi. È stato un piacere. Claudio Martelli.
sono molto affezionato a questo orsacchiotto, perché mi ricordo la mia professoressa di matematica. La mia professoressa di matematica aveva il terrore degli orsacchiotti, e allora io un giorno mi sono vestito da orsacchiotto, sono andato a casa sua, l'ho violentata e me ne sono andato, ma neanche questo l'ha guarita. Adesso come faccio senza Clemente? No, chi se ne frega. Il terzo ospite di questa sera è un imprenditore che ha fatturato 540 miliardi, è stato citato da una rivista inglese come fra i 100 uomini che più influenzeranno il prossimo millennio, ha venduto i jeans agli americani, il signor Diesel Renzo Rosso. Buonasera Renzo, benvenuto, il pubblico giovane ti conosce alla perfezione, forse non tutti da casa ti conoscono, però un italiano di sicuro successo in tutto il mondo, le vostre campagne pubblicitarie fra l'altro sono fra le più premiate in questo momento. E io una cosa mi sono chiesto, come si diventa imprenditore di successo? Basta lavorare tanto, penso, un po' di fortuna e sperando dopo che le cose vadano bene. Come hai iniziato? Ma veramente io non ho mai avuto voglia di lavorare, sinceramente. Sai, per non lavorare con mio padre sono andato a scuola, quindi mi hanno spinto per forza di cose ad avere un diploma. Ho scelto una scuola dove era abbastanza nuova, si diceva che tutti quanti passavano, era una scuola sperimentale. E quindi non è necessario studiare per diventare imprenditore di successo? Sai, sinceramente io ho studiato sempre molto poco, devo dire. Poi come hai cominciato? A che età più o meno? A 20 anni ho trovato il mio primo posto di lavoro, ho cominciato a fare un po' quello che avevo imparato a scuola, che devo dire poi la scuola anche mi ha insegnato molto, perché sono arrivato in questa azienda e sapevo già un po' armeggiare, come si può dire. Però dopo tre anni, il titolare mi prese una sera a casa sua, mi ricordo, e mi disse: guarda, io la ringrazio, lei è sicuramente una persona simpatica, però, e mi disse il foglio di via, perché proprio non avevo molta voglia di lavorare, sinceramente. Cioè, avevo 20 anni, mi dedicavo un po' alla vita come tutti i giovani. Dopodiché? Avevo la mia moto, la mia macchina, e quindi una bella vita. E lì forse ho preso un po', mi ha fatto prendere un po' di paura e gli ho detto: ah, per favore mi dia una chance. E lui mi disse: ma no, guardi, perché io sono sicuro di me stesso. Mi desse questa chance, mi legò il salario praticamente a cottimo, a una quantità di produzione raggiunta, e passai immediatamente il mese successivo da 240 milioni al mese a 2 milioni e mezzo. Allora, abbiamo appurato che un grande successo, abbiamo appurato che però quindi non è necessario andare a scuola per diventare imprenditore di successo. Una piccola domanda, il passato remoto del verbo cuocere? Cucinare. Cucinare, questo è l'infinito. Ok. Una cosa che mi ha colpito, i collaboratori della Diesel sono tutti molto giovani, l'età media di chi lavora alla Diesel è sui 25 anni. Sì. È l'età media che vorrebbe dire che magari avete dipendenti di 80 anni, dipendenti di un anno, quindi fa la media la cosa. Esatto. In realtà, come scegli i suoi collaboratori? Ma sai, a noi il curriculum, i CV che ci mandano, praticamente li cestiniamo. L'unica cosa che guardiamo sono i segni zodiacali. Il segno zodiacale? È molto importante, perché sai, noi pensiamo che... Perché è un grande messaggio per i giovani: non studiate, cambiate segno zodiacale. Qual è il segno zodiacale? Qual è il segno zodiacale perfetto per entrare a far parte della Diesel, di Renzo Rosso? Ma sicuramente il mio, io sono la Vergine, quindi vuol dire la perfezione. La Vergine è perfezione. È chiaro, vuol dire essere ordinati, volere a tutti i costi fare qualcosa. Poi ci piace molto, per esempio, l'acquario, è un buon direttore finanziario sicuramente, il sagittario, un creativo. Lo scorpione? Lo scorpione non ci piace molto, sinceramente, è uno che ha sempre qualcosa a che dire, ma anche abbastanza vendicativo, ma dipende dall'ascendente. Con un buon ascendente... E quindi come funziona? La gente viene via alla Diesel e dice: vorrei essere assunta, funziona in questo modo? È chiaro, gli chiedo che segno hai e dopodiché, se mi piace... lo prendo. E qual è la filosofia della Diesel?
La nostra filosofia, cominciamo a lavorare al mattino, abbiamo un bar lì all'entrata. Io dico, questa cosa è vera, io ho visto queste fotografie, sembra una grande comune la vostra fabbrica nel Vicentino, credo che sia, no? Tutti giovani, hippie, post-hippie, meraviglioso, un'atmosfera figlia dei fiori, è fantastico. Ma effettivamente lo è. Non è lavoro quello. Ma adesso è anche abbastanza normale, provo a pensare 15 anni fa, quando portavo la gente di tutto il mondo a lavorare lì, quindi non so, i primi con i capelli verdi, verdi, orecchini, tatuaggi... E la gente pensava che erano astronauti. Lei vende i jeans agli americani, come è arrivata a scalzare il mercato del colosso dei jeans in America? Quali idee ci sono volute? Il mito americano noi ci siamo sempre ispirati e ci ispiriamo ancora. Non abbiamo la pretesa di scavalcare questi grandi colossi, però andiamo da loro con qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Ad esempio? Ma sai, abbiamo da anni che siamo leader su questo tipo di settore. Adesso per esempio nel nostro calderone abbiamo due cose molto importanti. Una la stiamo lanciando in questi mesi, è il jeans fatto con un filato d'acciaio. Un jeans d'acciaio? Sì, non solamente il jeans, possiamo fare qualsiasi tipo di capo, un filato d'acciaio è buono perché è antistress, ti fa stare molto bene. E poi in questi giorni, specie a Milano, ce n'è bisogno, credo, di cose. E altre cose? Un'altra cosa bella che stiamo per lanciare è questo lusso dello sporco. Lusso dello sporco? Ma sì, ormai, sai, in casa non si fa più niente, tutti quanti chiamiamo gli addetti ai lavori, quindi c'è la voglia di sporcarsi, quindi la voglia di fare del giardinaggio per scherzo, la voglia di pitturare la casa. E quindi noi facciamo dei jeans sporchi. Cioè voi vedete la gente jeans già sporchi. Esattamente. Questa è una grande idea, secondo me. Questa è una grande idea. E lei è l'inventore dei jeans stonewashed? Sì, tanti anni fa, ancora 20 anni fa. E continuate a farli? Ma lì penso che abbiamo qualcosa da dire al mondo intero. Ma per esempio, potrebbe trasformare qualsiasi capo di vestiario in stonewashed? Ma normalmente tutto ciò che noi facciamo è usato, sì. Perché vogliamo dare questo senso di vissuto alla nostra. Ad esempio, potete trasformare il mio smoking in stonewashed? Ci potrei provare. Proviamo. Ho giusto in mente qualcosa, un'idea di un'idea. Ok, vado? Ok. Bravo, bravo. Fosse possibile. Sai cosa? Ci sta molto più rilassati, molto più. È un'idea meravigliosa. Perché adesso è vissuta, capisci? Quando è vissuta ti dà un'altra cosa, come una casa vecchia, una nuova. Uscirò sempre così da lì in avanti, è meraviglioso. Una cosa che volevo chiederti, perché il nome Diesel? Volevo un nome semplice, breve, capibile da tutti. Natasha! Ti ho fatto.
una sorpresa. Ma, e questa cos'è? Insalata russa. Insalata russa, l'hai comprata con le tue mani? Sì, ho fatto con le mie mani. Ah, l'hai fatta con le tue mani? Mm-hmm. E come l'hai fatta? Semplice, così. Настоящий русский салат готовится таким образом. Варить в кипящей воде в течение 8 минут картошку, свеклу и морковь. Нарезать картошку на кубики. Порежьте морковь тоненькими дольками. Нарезать свеклу маленькими кусочками. Все это сложить вместе. Так. И добавить огурцы. Добавить оливкового масла, соль. Очень приятно. Спасибо. И уксус по вкусу. Итак, для вас итальянский салат. Bravissima, bravissima. Grazie. Molti, scusa un attimo, molti di voi si chiederanno cosa si faceva Claudio Martelli nel camerino con Natasha e Stefanenko? Stavano parlando di immigrazione, sicuramente, sicuramente. Io vorrei assaggiarla però questa cosa adesso. Sì, certo. Perché sembra molto appetitosa. Prego. È buonissima. La sostanza con cui hanno imbalsamato la salma di Lien. È eccezionale. Renzo, assaggia. Vai. Favolosa. Oh, scusate, potremmo guardare la ricetta. Scusate. Sì, è per me. Sì, oh, d'accordo. Ok, devo andare, scusate, ci vediamo in seguito. Vabbè, vi lascio in buona compagnia. Buonasera signora, oh. L'ho fatta attendere molto? Ma no, si figuri, sono appena arrivata, solo che qui fa un freddo tremendo. Lo so, purtroppo stanno sistemando l'impianto di riscaldamento, spero comunque di poterle essere d'aiuto. Senta, io ho un problema, quello di trovare al più presto un appartamento. Sa, mio figlio si sposa e mio marito ed io vorremmo fargli questo regalo. Ah, nessun problema, lei è nel posto giusto, Tempo Case, la grande rete di intermediazione immobiliare in franchising. Fra le innumerevoli proposte della nostra rete di vendita, le troverà sicuramente la soluzione più adatta alle sue esigenze. Ma guardi che io non ho ancora deciso in quale zona prendere l'appartamento. Siamo qua per aiutarla anche in questo. Tempo Casa è capillare su tutto il territorio nazionale. Grazie alla nostra banca dati, la sua richiesta d'acquisto sarà collegata in tempo reale su tutti i punti vendita Tempo Casa in Italia. Accidenti, che servizio! Mi ha quasi convinta. Ma per il mutuo? Sta scherzando. Guardi cosa le mostro. Un coniglietto! Ah no, stanno risultando la conigliera, è qui da noi temporaneamente. Volevo farle vedere questo, Tempofin, la convenzione di Tempo Casa con Unicredito Italiano e San Paolo IMI, che metterà a sua disposizione mutui esclusivi per acquistare la casa che lei sceglierà. Ah, fantastico, mia convinta, anzi ho già deciso per la casa, voglio quella. Oh no, mi dispiace, quella è già affittata, ma ne abbiamo migliaia da farle vedere. Non ho dubbi, senta, ma lo sa che fa freschetto qui? Ma che respiro pulito, qui c'è un'aria pulita. E per forza, Tempo Casa è il punto di incontro per chi vende e chi compra. Qui da noi si respira pulito. Trovati. Molti programmi televisivi ricevono ogni settimana tonnellate di lettere e poi non sanno neanche più come mandarle al macero. Questa è una cosa che noi non facciamo, anche perché ogni settimana riceviamo al massimo due lettere. Queste sono le due lettere che abbiamo ricevuto questa settimana. La prima viene da Marina Di Massi, mi chiede: caro Daniele, ho 33 anni, un buon lavoro, una casa di proprietà, ma sono brutto. Avrò mai una donna? Allora, esistono differenze psicologiche fondamentali fra una donna e un uomo. Una donna può tranquillamente innamorarsi di un uomo brutto, presentarlo alla sua famiglia, alle sue amiche, ai suoi amici, può essere l'uomo più brutto che sia mai comparso sulla faccia della terra, e ne è orgogliosa. Le donne sono fatte così, sono meravigliose. Gli uomini invece sono un po' più stronzi. Un uomo non ammetterà mai di essersi innamorato di una donna brutta. Ci sono uomini che si scopano donne che però non portano in giro perché se ne vergognano. Gli uomini sono stronzi, sono fatti così. Anche le donne, a modo loro, possono essere stronze. Sono donne che si portano in giro uomini che però non si scopano. Voi sapete chi siete. E la seconda lettera invece dice: caro Daniele, ci sai fare con le donne? Sì, ma loro non lo sanno. Il quarto
ospite, il quarto ospite di questa sera è un grande artista, musicista, pittore, video amatore, video compositore, Max Gazzè. Ciao Max, io credo che molte più persone dovrebbero conoscere Max Gazzè, perché è un grandissimo artista, fa delle bellissime canzoni, bellissime liriche, bellissime musiche. Beh, ci vediamo la puntata prossima, sempre che ce ne sia una. Vi lascio con Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva. Ciao.